Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. Apriamo con la pagina dedicata al Covid, con il bollettino quotidiano sull'andamento della curva epidemiologica. Quest'oggi in Abruzzo 683 nuovi casi, poco oltre il 14% dei test processati e nelle ultime 24 ore in Abruzzo anche 11 morti. 683 sono i nuovi casi di Covid oggi in Abruzzo, poco oltre il 14% dei test, 4.769 quelli processati nelle ultime 24 ore. D'età compresa tra un mese e 98 anni, 195 dei nuovi positivi sono in provincia dell'Aquila, 170 in provincia di Chieti, 78 nel Pescarese e 222 nel Teramano. 13 invece provengono da fuori regione, mentre per 5 sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. 486 dei nuovi casi sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 15 nuovi casi e sale a 661. Di età compresa tra 56 e 99 anni, 13 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Pescara. Attualmente in Abruzzo vi sono 11.908 positivi accertati, più 492 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. 567 pazienti, più 20 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva, più 5 rispetto a ieri, per un totale di 57, mentre gli altri 11.284, più 467 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, lo comunica l'assessorato regionale alla sanità. Il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, in qualità di presidente dell'ANCI, torna a chiedere alla regione Abruzzo di mettere a sistema i tamponi da effettuare nei laboratori privati e soprattutto di determinare il ruolo degli uffici scolastici in caso di contagio nelle scuole. Intanto l'amministrazione comunale ha approvato un progetto educativo pedagogico che si applicherà dal prossimo anno scolastico a nidi e materne. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. Il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, dopo la chiusura della scuola elementare Noè Lucidi a causa di numerose positività, torna a chiedere alla regione Abruzzo di mettere subito a sistema i tamponi nei laboratori privati e soprattutto l'uniformità di azione degli uffici scolastici nei casi di contagi all'interno delle classi. Siamo in una situazione di pandemia, stiamo parlando dei nostri ragazzi, dei nostri insegnanti, dobbiamo metterli in sicurezza subito. Quindi l'invito a tutti i dirigenti scolastici e oggi come ANCI ho formalizzato la richiesta alla Regione perché si adotti una disciplina uniforme in questa direzione su tutto il territorio regionale. Intanto l'amministrazione comunale di Teramo ha approvato un progetto educativo pedagogico che riguarderà tutti i bambini e le bambine teramane. Un percorso virtuoso elaborato con associazioni nazionali come il gruppo Nidi e Infanzia e con la locale Teramo Children. Io oggi sono qui a rendere conto del lavoro che abbiamo fatto, perché come amministrazione comunale non ci siamo sottratti, non abbiamo lasciato agli annunci, ma piuttosto ci siamo rimboccati le maniche, ci siamo messi al servizio di un progetto, di un percorso ampio che ha visto la partecipazione del gruppo nazionale di infanzia, oggi rappresentato dalla dottoressa Labonia, e quindi la ringrazio per esserci stata in tutte queste settimane e per esserci anche oggi per dare testimonianza del percorso intrapreso. È stato fatto insieme all'associazione Teramo Children, oggi qui c'è la dottoressa Vilma Schioppa, ringrazio anche lei e con lei tutta l'associazione per essersi messi a disposizione del territorio secondo quella che è la loro vocazione. Ieri abbiamo approvato un progetto educativo che in qualche modo è innovativo ed è attuale, nel senso che lo abbiamo uniformato a quella che è la normativa intervenuta, lo abbiamo uniformato ai nuovi indirizzi che vi sono in campo, lo abbiamo fatto coinvolgendo i tecnici, coloro del settore che quotidianamente lavorano, sanno di cosa stanno parlando e che ci hanno dato un contributo fondamentale per far sì che quel progetto educativo potesse essere il massimo e il meglio, non copiando un'esperienza. Perché quello è un qualcosa che non faremo mai, non ho mai sentito la necessità di dover copiare qualcuno, piuttosto ho sentito l'ambizione, la volontà di dover capire che cos'era virtuoso in altre esperienze e poterlo traslare al meglio prendendo spunto da quelle che sono le situazioni di fatto presenti sul nostro territorio. I consiglieri regionali di centrosinistra questa mattina hanno presentato alla stampa le loro critiche rispetto alla gestione dell'emergenza Covid in Abruzzo. Una situazione fuori controllo l'ha definita il consigliere Silvio Paolucci. Vediamo il servizio.
Siamo fortemente delusi perché avevamo chiesto sin dalla commissione del 29 di settembre, quando ci fu presentato il piano Covid, di avere un cruscotto di monitoraggio per poter controllare, verificare e dare anche un contributo rispetto allo stato attuativo di quello che era stato programmato. Tutto invece è saltato. D'altra parte le stesse dichiarazioni del Presidente della Regione e dell'assessore Verì sono contraddittorie tra di loro e allo stesso tempo anche con loro stessi da un giorno all'altro. Infatti un giorno dicono che è tutto sotto controllo, il giorno dopo sostengono invece che gli ospedali sono saturi, la mattina si dice rimaniamo in zona gialla, il direttore della sanità dichiara così, il pomeriggio passiamo a zona arancione e ci dà l'idea questa comunicazione così contraddittoria di quanto sia appunto fuori controllo da parte della regione quello che sta avvenendo. A nostro avviso è saltata soprattutto l'assistenza territoriale, la rete territoriale e i nostri presidi ospedalieri sono sotto forte pressione e i disagi per i cittadini innumerevoli insieme agli operatori stessi. Vogliamo dare un contributo, però il Presidente Marsilio deve smetterla di adoperare il Covid per fare campagna elettorale nazionale e posizionarsi continuamente negli show televisivi o radiofonici sulla posizione politica di Fratelli d'Italia. Lui deve fare il Presidente degli Abruzzesi e soprattutto per gli abruzzesi, mettendo in campo una risposta adeguata all'emergenza sanitaria. E quest'oggi lo sciopero degli addetti e delle addette alle pulizie per chiedere maggiori tutele contrattuali, soprattutto per il gran lavoro che quotidianamente fanno nel periodo della pandemia. Il servizio è di Paolo Renzetti. Noi protestiamo per il rinnovo del contratto collettivo, è un contratto che è scaduto da più di 7 anni. Oggi i lavoratori delle pulizie sono quelli che sono senza contratto da più tempo. Sono lavoratori che sono fondamentali in tutti i settori economici, sono in tutti gli appalti pubblici, negli ospedali, sono nelle scuole, sui mezzi pubblici, negli uffici pubblici, privati, nelle fabbriche. Sono un esercito di 600.000 lavoratori che fanno un lavoro scomodo e lo fanno per pochissimi soldi. Non è giusto, con tanta precarietà. Questo non è giusto, noi ci battiamo per avere il rinnovo del contratto collettivo e siamo in prefettura a Pescara per chiedere che il prefetto si faccia portavoce col governo e col ministro del lavoro, che ci sia un tavolo ministeriale sul rinnovo di questo contratto che non può più aspettare. Le aziende, nonostante stanno aumentando i loro fatturati in maniera esponenziale negli appalti, in particolar modo in questo periodo nella sanità ma anche negli uffici pubblici, si rifiutano di sottoscrivere un contratto nazionale che dà dignità al mondo del lavoro, alle donne e agli uomini che lavorano in questo settore. È qualcosa di vergognoso, di scandaloso e questo non fa altro che aggravare una situazione già difficile sui posti di lavoro. Si ricorre troppo spesso agli straordinari, si rinunciano a nuove assunzioni, gli appalti sono sempre più stringenti e sempre meno remunerati per i lavoratori che sono nel settore. Noi troviamo che sia disumano lavorare ancora per 7 euro lorde l'ora, che significa 5,50 euro. Questi sono i lavoratori senza i quali si ferma ogni tipo di attività, le banche non esisterebbero più, il sistema sanitario nazionale crollerebbe. Questi sono i lavoratori che sono stati applauditi per mesi in piena pandemia, che sono stati dimenticati quest'estate, ma sono 7 anni che sono dimenticati e adesso tornano sulla cresta dell'onda. La loro funzionalità non muore con l'abbassarsi dei contagi, sono lavoratori fondamentali. Questo non è più una questione di diritto acquisito, questa è una questione di giustizia sociale, che si venga a rinnovare questo contratto, perché è impossibile vivere con 5,50 euro l'ora, dato l'impegno e data la difficoltà delle mansioni lavorative che queste lavoratrici svolgono a contatto costante con i contagi e con i malati. Parliamo ora di infrastrutture, perché da un tavolo tra il Ministero dei Trasporti, la Regione Lazio e la Regione Abruzzo ed RFI è stato presentato il progetto per la velocizzazione della tratta della linea ferroviaria Roma-Pescara, che prevede anche un tunnel, una galleria sotto il Monte Morrone di 13 km che è finita al centro delle polemiche per quel che sarebbe l'impatto ambientale, per l'alta sismicità della zona. E la zona è quella del Parco Nazionale della Maiella e quest'oggi il parco ha preso posizione su quel che è il progetto presentato. In via preliminare il Parco Nazionale della Maiella stigmatizza
enfatizza queste modalità e quanto dichiara all'ANSA il presidente del parco Lucio Zazzara in riferimento al progetto di potenziamento ferroviario Roma-Pescara, proposta elaborata dal gruppo di lavoro costituito da MIT, Regione Abruzzo, Regione Lazio e RFI in base a un protocollo d'intesa del marzo 2020 presentata il 26 ottobre scorso. Nonostante il territorio del parco fosse pesantemente interessato dal tracciato ipotizzato, prosegue il presidente, il parco mai è stato chiamato a un sano quanto doveroso confronto preliminare. La galleria sotto il Morrone è un intervento che in qualunque condizione porrebbe importanti questioni di sostenibilità ambientale e che nello specifico appare perfino di difficile comprensione, sicuramente non attuabile per le probabili pesanti conseguenze di rischio idrogeologico e sismico. Il parco, conclude Zazzara, non dubita che il progetto sia di grande interesse, ma ritiene che necessiti di un approccio più cauto e soprattutto consapevole delle caratteristiche territoriali. Auspica pertanto che RFI voglia procedere a una sostanziale revisione della proposta e si dichiara del tutto disponibile a una proficua collaborazione. Si è tenuto ieri il CDA della Saga, che ha provveduto ad approvare il bando di 800.000 euro della Regione per nuovi voli. La società di gestione al lavoro per farsi trovare pronta al dopo emergenza sanitaria. Vediamo il servizio. Abbiamo deciso che mentre applichiamo la massima rigorosa attivazione di tutte le norme sanitarie, il contenimento, le zone arancioni e quindi i restringimenti, mentre facciamo questo col massimo rigore dobbiamo però preoccuparci in un tempo ragionevole di riportare l'aeroporto ai livelli del 2019. Quindi abbiamo approvato un bando per 800.000 euro datoci dalla Regione, che ringrazio, per nuove rotte e nuovi voli a partire da Natale, se sarà possibile, o viceversa da primavera del 21, che potrebbe essere aggiudicato a qualsiasi compagnia aerea voglia fare le nuove rotte di Berlino, di Parigi, Torino, rafforzare quelle di Milano e proporci eventualmente nuove rotte internazionali. E contemporaneamente, per la prima volta in Italia, ho proposto e approvato in Consiglio di amministrazione, su mia iniziativa, un recovery airport plane, cioè un piano industriale innovativo di 2 anni che prevede che a partire dal gennaio 2021 per arrivare alla fine del 2022, superata l'emergenza Covid nei modi e nelle forme che il governo e la regione più rigorose riterranno, però noi già lavoriamo per riportare in 2 anni l'aeroporto a 700.000 passeggeri nel 2022 e a 1 milione nel 2023, con un piano industriale credibile, nuove rotte, nuovi investimenti e nuove relazioni con le compagnie aeree. È una cosa molto importante che permetterà alla regione Abruzzo e al nostro aeroporto di essere leader su questa proposta in tutta Italia. Siamo i primi, cioè, a pensare contemporaneamente alla massima urgenza sanitaria e rigore necessario, però a preoccuparci in 2-3 anni di riportare tutto in maniera credibile e seria ai livelli necessari per l'economia abruzzese. Questo anno però si chiude con numeri che, per quanto concerne gli ultimi mesi, non sono positivi. È un discorso nazionale per via dell'emergenza? Certo, ma è proprio questo il motivo. Il motivo è che gli aeroporti perdono l'80% dei passeggeri. Noi stiamo sul 72-73, ma la media è 80%, e quindi andrebbero alla morte sostanzialmente, una lenta agonia nel resistere al Covid. Resistere al Covid ci sta il massimo rigore, ma bisogna prepararsi a una rinascita che, insieme al vaccino anti-Covid, permetta all'economia e quindi agli aeroporti di essere pronti al rilancio. Nessuno sarà pronto se non si decide da adesso cosa fare e se non c'è una strategia industriale, di mercato e di impresa adeguata. Noi ce l'abbiamo, l'abbiamo approvata, l'abbiamo scritta, l'abbiamo preparata, e quindi partiamo con 6 mesi di anticipo rispetto alle scadenze, ci auguriamo, del vaccino anti-Covid e della fine dell'emergenza sanitaria. Sarà realizzata a Pianella entro la fine dell'anno la nuova piattaforma per elisoccorso, adibito anche ad atterraggio notturno. Ad annunciarlo è il primo cittadino, Sandro Marinelli, che fa il punto anche sulla pandemia. Stefano Recanati. Avviati a Pianella i lavori per la realizzazione della nuova piattaforma per elisoccorso adibito anche per l'atterraggio notturno. L'importante opera strategica per l'intero territorio dell'area vestina nascerà in contrada Nardangelo, nei pressi del polo sportivo, in una posizione baricentrica rispetto agli ospedali di Chieti, Pescara e Penne e vicina ai principali snodi stradali ed autostradali. L'ammontare complessivo dei lavori, pari a 95.000 euro, è stato finanziato dalla Regione Abruzzo con un contributo
contributo straordinario per spese in conto capitale nell'ambito della legge regionale numero 3 del 28 gennaio 2020. Consapevoli della strategicità territoriale che poteva avere prima dell'emergenza Covid, e assunto ovviamente alla luce di questa emergenza è una natura ancora più emergenziale, per cui in pochi giorni dall'approvazione dei primi giorni di novembre della delibera di giunta c'è stato subito l'affidamento dei lavori all'impresa, e ieri l'impresa ha aperto il cantiere. Abbiamo un termine contrattuale di fine lavori al 30 dicembre 2020, speriamo di rispettarlo. Lo stesso primo cittadino poi si è soffermato sulla situazione pandemica sull'intero territorio comunale, che ha contato dal mese di marzo in totale 60 persone contagiate. L'ultimo bollettino aggiornato del mese di novembre conta 6 persone positive al Covid. Diciamo che il dato medio a partire da marzo non va oltre i 10-11 contagi al mese, con ovviamente il periodo estivo che ha registrato 0 contagi. In ogni caso speriamo di mantenere questo dato così contenuto, che ci consente assolutamente un controllo di tutta la situazione, anche una più semplice gestione della parte assistenziale per la consegna farmaci o assistenza per l'acquisto di alimenti alla popolazione. Abbiamo in progetto di intervenire per potenziare la nostra ricettività territoriale per il Covid, con la realizzazione di laboratori per test rapidi e tamponi da mettere a disposizione soprattutto delle strutture scolastiche, in quanto sia per i test rapidi sia per l'arrivo dei vaccini vogliamo farci trovare pronti. Il Comune di Pescara ha presentato questa mattina il progetto Outreach Quartieri Senzienti, portato avanti dall'amministrazione comunale e dall'associazione On The Road nell'ambito del bando delle periferie 2016. L'investimento complessivo previsto ammonta a circa 380.000 euro. Noi abbiamo voluto fare questa conferenza stampa in loco, quindi ci siamo spostati dal tavolo istituzionale del Comune di Pescara e siamo venuti qui di fronte alla sede dove sarà un po' il cuore di questa iniziativa. Un'iniziativa importantissima, un'iniziativa di 10 anni, di un importo importante, circa 380.000 euro di finanziamenti pubblici, dove questa amministrazione intende intervenire anche sul tessuto sociale di questo quartiere, oltre a tipi di interventi con attività ad esempio sulla sicurezza, quindi che svolgono le forze di polizia, di concerto anche col comune. Fra un anno installeremo tante telecamere all'interno dell'impianto di controllo sulla sicurezza della città. Con questo progetto importantissimo del bando delle periferie, noi andremo a intervenire proprio sulla parte sociale della cittadinanza di questo quartiere, dove avremo tanti psicologi, assistenti sociali, sociologi che daranno diversi supporti, daranno dei supporti ad esempio a quei ragazzi che ci sono, c'è anche un po' troppo abbandono scolastico, facendo capire ad esempio l'importanza della scuola, dando anche un supporto in tal senso, intervenendo ad esempio sulla fascia dei tossicodipendenti. In questo senso abbiamo lanciato anche prima anche una forma di controllo su questo, anche delle attività anche abbastanza spinte che faranno questa cooperativa, che è un po' il braccio armato del Comune di Pescara, la cooperativa On The Road, per il quale già gestisce tanti servizi, per il quale si andrà a far capire a queste persone ad esempio dove li può portare la droga. Si andrà a dare un supporto a queste persone, ad esempio, che soffrono di marginalità. Ci saranno anche per esempio mediatori culturali per far sì che ci sia anche una maggiore integrazione fra gli immigrati con le persone del posto. Quando ci sono delle problematiche di questi quartieri, noi ci crediamo che ci possa essere anche la rinascita anche di questa periferia. Non si fa facendo polemiche, si fa mettendo in campo diverse azioni. Questo rappresenta una delle tante azioni che questa amministrazione pone in essere per la rinascita di questo quartiere periferico, per appunto Rancitelli, che non può essere soltanto un quartiere da ricordarsi facendo delle conferenze stampa sotto al ferro di cavallo. Qua ci sono tante belle realtà e noi le vogliamo anche far venire fuori. Ancora politica, l'Abruzzo è l'unica regione in Italia che non ha erogato neanche una borsa di istruzione per gli studenti. Questa è la denuncia del Movimento 5 Stelle, che chiede un cambio di passo alla Giunta. La regione Abruzzo ha acquisito il triste primato di essere l'unica regione italiana, da quando le borse di studio sono state istituite, ad non aver permesso l'erogazione di una sola borsa di studio. Parliamo di 3 annualità scolastiche, dal 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020. Ad oggi Regione Abruzzo ha tenuto fermi e continua a tenere fermi più di 2.700.000 euro, che sarebbero invece dovuti andare a sostegno degli studenti abruzzesi, di tutti gli studenti abruzzesi,
abruzzesi per la lotta contro la dispersione scolastica. Teniamo presente che queste borse di studio sono dirette ad una fascia debole, a chi ha un reddito ISEE inferiore di 15.000 euro, ma soprattutto danno la possibilità di acquistare libri di testo, digital device, nonché attività di approfondimento e attività culturali. È gravissimo che il governo di centrodestra continui a inseguire la propaganda cercando di acuire uno scontro istituzionale che non sta portando nulla se non un danno a questo territorio e dimentichi invece le responsabilità di governare un'intera regione e tutto il popolo abruzzese. Gli studenti abruzzesi sono gli unici studenti a non aver potuto usufruire di questo vantaggio. L'aspetto grave in tutto ciò è che se entro novembre di quest'anno la Regione non trasferisce tempestivamente gli elenchi al MIUR, noi rischiamo di perdere la prima tranche di più di 820.000 euro e così sarà anche negli anni prossimi. Io per questo ho portato all'interno del Consiglio regionale, attraverso l'interpellanza, una richiesta e ho sollevato la questione dinanzi al Consiglio regionale per avere un dettaglio e le spiegazioni di ciò che hanno fatto all'interno dell'assessorato. L'assessore e il Presidente non devono più perdere tempo, bisogna agire tempestivamente per garantire un diritto a tutti gli studenti abruzzesi. E con le possibili nuove restrizioni, a breve sono destinati a crescere gli acquisti in rete, come accaduto già durante la prima fase del lockdown a primavera. E questo che spiega l'ideatrice di Abruzzo Vive in Rete, Laura Bevilacqua. È previsto a breve sulla piattaforma anche il lancio del delivery food. Vediamone di più. Con possibili nuove restrizioni nel nostro paese destinato a crescere il commercio online, Abruzzo Vive in Rete ha avuto un grande successo in questi mesi, Laura Bevilacqua, e voi ovviamente state pensando a nuove iniziative, avete anche fatto il nuovo sito della vostra associazione per far sì che chi vuole comprare in rete lo possa fare nella massima sicurezza e nel modo migliore. Sì, è stato incrementato, infatti da quando è nata, che si chiamava Pescara Vive in Rete, è diventata Abruzzo proprio perché dalle zone limitrofe hanno chiesto di partecipare comprendendone l'utilità, in quanto questo strumento affianca le attività, specie in questo periodo di grande crisi. Che cosa avete in mente, che cosa state progettando per le prossime settimane, per i prossimi mesi e soprattutto con l'approssimarsi del Natale? Allora, in vista del Natale, in vista anche del rischio che le restrizioni diventino più stringenti per le attività rischiando zone rosse, ma già così in zone arancio, abbiamo pensato di essere vicini ai nostri colleghi e ai cittadini sia di Pescara che dell'Interland e non solo, permettendo di ampliare la nostra piattaforma e offrendo a tutti una prova gratis di almeno 3 mesi per iniziare e cominciare a padronare questo strumento, perché il commercio online può diventare l'unico strumento per interagire con i nostri clienti e le attività non devono soffrire oltre misura le necessarie restrizioni che verranno applicate. E ora lo sport, il calcio di Serie B, doppia seduta di allenamento oggi per il Pescara che chiuderà questa settimana priva di impegni di campionato con un test in famiglia che sarà sostenuto domani pomeriggio allo stadio Adriatico Cornacchia. È intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione Velo il presidente Daniele Sebastiani, che ha di nuovo affrontato la questione societaria e anche commentato il nuovo incarico di Ariedo Braida, che è diventato direttore generale della Cremonese. Il servizio è di Andrea Costantini. Nelle ultime ore è uscito di scena un potenziale protagonista dell'operazione societaria del Pescara. Ariedo Braida è il nuovo direttore generale della Cremonese e inizierà il suo mandato dal 1° dicembre. L'ex direttore sportivo del Milan di Berlusconi e del Barcellona di Messi, dopo qualche stagione di pausa, torna in sella col club del presidente Ervedi, dopo essere stato al centro di voci insistenti che lo volevano tessitore della trattativa tra il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e un gruppo di investitori milanesi, voci che lo stesso
massimo dirigente biancazzurro aveva smentito. Intervenuto nella trasmissione Velo, Sebastiani commenta così l'avvento di Braida con la Cremonese e torna sulla trattativa societaria. Mi fa piacere che Ariedo sia rientrato, perché è rientrato tra le altre cose con un club importante vicino a casa sua. Io con lui ho sempre avuto un ottimo rapporto, quindi mi fa piacere che sia rientrato e soprattutto nella nostra categoria, quindi avremo modo anche di vederci, di sentirci. Per quanto riguarda il resto, vedi, il concetto è uno solo. Io ho sempre detto, io sono pescarese e non lascerò il pescare in mano a persone che domani mattina rubano 4 soldi, scappano e fanno fallire la squadra. Se ci sarà la possibilità di darla a qualcuno che è più serio di me, sono il primo ad essere, diciamo, in qualche modo pronto a fare un'operazione di questo tipo. È uscito allo scoperto Leonardo Pavanati, milanese ma toscano di nascita, imprenditore e titolare di uno studio di consulenza aziendale che funge da family office anche per alcune famiglie saudite. Pavanati è presidente del CDA della AEG Real Estate SPA, società con sede legale a Napoli, altre operative a Varese, in Brianza e a Palermo, con la quale vorrebbe acquisire il pacchetto di maggioranza della Delfino Pescara. Pavanati da giorni tratta con le banche per avere disponibilità economiche e fideiussioni tali da poter puntare alla chiusura. Non è però l'unico pretendente per Sebastiani, che interloquisce anche con altri gruppi, avendo un punto di forza. L'equilibrio dei conti della società fa sì che la cessione per il massimo dirigente biancazzurro non sia una necessità improrogabile. Ho dettato delle condizioni che sono molto stringenti, me ne rendo conto, ma lo sono soprattutto per capire chi hai di fronte, perché è evidente che se arriva qualcuno che è disponibile a tirargli fuori dei soldi, a tirare fuori delle garanzie, vuol dire che intanto ha una valenza economica importante e poi comunque è una persona di un certo tipo. Quindi, per il resto, io non ho nessuna né fretta, né ho dato ultimatum a nessuno, per cui Pescara va avanti tranquillamente con o senza nuovi soci, con o senza un nuovo proprietario. Io ho la maggioranza del Pescara, sono il presidente, non vedo nessun tipo di problema, se non quello di, eventualmente, ribadisco quello che sto facendo da anni, cercare di trovare qualcuno che ci possa dare una mano a fare un saltino di qualità, quello sì. Che adesso possa trovare uno che se si compra tutto e lo faccia da solo va bene uguale, però deve essere, ribadisco, deve essere uno che dia sicuramente continuità a quello che abbiamo fatto. Serie C, sedute mattutine oggi e domani per il Teramo, che prepara il match casalingo di domenica alle 14 con il Catania. Lavoro a parte per Viero e Lasic, mentre è rientrato in gruppo Bombagi, il quale dovrebbe partire dalla panchina. Tra gli etnei invece i principali dubbi dell'allenatore Raffaele sono concentrati sulla difesa. Dirigerà l'incontro Mario Vigile della sezione di Cosenza. Qual è la capacità di reazione di questo Teramo? È la principale domanda in riferimento al match di domenica della Bonolis contro il Catania. Reduce dal primo stop in campionato a Catanzaro, i biancorossi sono chiamati a dare una risposta diversa rispetto a quelle precedenti, quando ha saputo cavalcare l'onda lunga di un bel inizio di stagione. Squadra e allenatore freschi, atteggiamento sbarazzino, solidità difensiva, pressione e cooperativa del gol. Quanto incide la prima sconfitta nella testa dei calciatori? La speranza di Massimo Paci è che la partita di Catanzaro sia uno step per proseguire il percorso di crescita, fatto anche di serate no, come quella del Ceravolo, dove la squadra per una volta ha giocato sottotono ed è stata tratta in balia di un avversario che, va ricordato, è una delle compagini più attrezzate del girone e chiamato a competere per le prime posizioni. Un Teramo che al momento, guardando la classifica, sarebbe potenzialmente ad un punto dal primo posto, cui i biancorossi possono realmente avvicinarsi sfruttando il doppio turno interno. Dopodomani il Catania e mercoledì il recupero col Foggia, in un Bonolis dove il Teramo ha fatto il pieno, 3 vittorie su 3. Il tutto all'interno di un ciclo di partite che prevede anche la trasferta di Terni contro l'attuale capolista del girone, che aiuterà a capire meglio qual è la dimensione del Teramo in questo campionato e se c'è la stoffa per lottare veramente con le migliori nei prossimi mesi. Va altresì detto che Paci, dai 5 partite, è privo del suo miglior giocatore. Avere o non avere Francesco Bombagi cambia tanto, soprattutto nelle strategie offensive, e il fantasista sardo difficilmente rientrerà domenica.
domenica. A Pagani la squadra non ha digerito bene il 4-3. Il 4-2-3-1 dà sicurezze consolidate. Cresce la condizione di Bulino, che potrebbe arrivare a contendere la maglia Pinzauti anche alla luce di questi impegni ravvicinati. Per il resto Paci dovrebbe confermare la difesa del Ceravolo se l'Asic dovesse dare ancora forfè. Il Catania dal canto suo è reduce dal pareggio in rimonta di Palermo contro una squadra che era ridotta all'osso e senza cambi a causa del Covid. Anche per questo motivo che il punto alla fine non ha granché soddisfatto il tecnico Giuseppe Raffaele, che così ha commentato nel post gara. Dobbiamo, ripeto, dobbiamo prendere, non dobbiamo buttare tutto. Capisco che volevamo tutti questa vittoria, però non dobbiamo buttare tutto, dobbiamo prendere l'ottimo secondo tempo che abbiamo fatto e dobbiamo crescere nella mentalità, dobbiamo crescere nella voglia di vincere, dobbiamo crescerci, dobbiamo giocare con più entusiasmo, questo è quello che chiedo. Catania che poi ha saltato il turno infrasettimanale, il match col Bisceglie è stato rinviato per casi di Covid nella squadra pugliese. Nel pomeriggio ultima seduta a Torre del Grifo per gli Atenei, che domattina voleranno in Abruzzo dove sosterranno la seduta di rifinitura. Improbabile il recupero dell'esperto difensore Tonucci, che ha riportato un problema muscolare al Barbera. Il tecnico Raffaele si porterà dietro il dubbio difesa 3 o a 4. Certi di un posto Clayton Dos Santos e Silvestri, difficile il rientro di Pellegrini. Dunque Calapai e Pinto Terzini in caso di linea 4. Con l'altra soluzione, uno tra Calapai e Zanchi sarà il terzo centrale. Direzione di gara affidata a Mario Vigile della sezione di Cosenza, che non ha mai arbitrato il Teramo in campionato. Gli Etnei sono invece imbattuti, bilancio di 2 vittorie, una in Coppa Italia e 2 pareggi. Termina qui il nostro telegiornale, l'informazione tornerà alle ore 23 con l'edizione della notte. Grazie e una buona serata.